Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come all'inizio di ogni mese vi andrò a consigliare i manga da prendere nel mese in questione, in questo caso dicembre 2022. Siamo arrivati all'ultimo mese dell'anno e come sempre mi aspettavo un mese abbastanza transitorio. Sappiamo che a dicembre non esce tantissimo materiale, ma invece quest'anno, soprattutto per quanto riguarda le nuove uscite, ci sono dei titoli molto interessanti. Alcuni sicuramente da non perdere e da tenere d'occhio, mentre invece per quanto riguarda le nuove edizioni, abbiamo appuntamento direttamente al 2023. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti quali sono i manga che state più aspettando voi in questo mese e quali andrete anche a prendere. Possiamo partire però dal primo che vi vado a consigliare, sono tutte nuove uscite e saranno un totale di 7. Il primo manga è uno dei più attesi in assoluto, vi sto parlando di Okaeri Alice di Oshimi, che qui in Italia verrà chiamato come Bentornato Alice, la nuova opera, l'ultimissima opera di Oshimi, iniziata nel 2020 ed è ancora in corso in Giappone, arrivata a 5 volumi. Uscirà il primo volume il 22 dicembre al prezzo di 7 euro. Cosa speciale, uscirà anche con un bundle dal costo di 14 euro insieme alla variant del primo volume dei Fiori del Mare. Quindi può essere anche un buonissimo modo per recuperare questo primo volume che ancora non è stato mai ristampato. Come ho detto, questo è l'ultimissimo manga in corso di Oshimi. È uno shonen e questo può essere davvero un buon primo approccio per quanto riguarda il mangaka, per andare un po' a scoprirlo e poi a approfondirlo con opere che magari potete recuperare un pochino più avanti. Però almeno recuperando Okaeri Alice potete vedere un po' come usa la sua narrazione, il suo stile di disegno. Vi faccio passare magari qualche tavola del manga e andate a scoprire sicuramente quello che è un mangaka molto, ma molto particolare, quindi super consigliato. Soprattutto a chi piacciono gli intrecci narrativi e a chi piacciono i manga psicologici non può non recuperare qualcosa di Oshimi. Sempre restando in tema Planet Manga e sempre restando al 22 dicembre uscirà il primo volume di Mieruko-chan, prezzo di 7 euro, manga seinen in corso in Giappone, per ora arrivato a 8 volumi. È andato anche molto bene l'anime uscito di recente. Era stato annunciato da Planet Manga insieme anche a Bentornato Alice e finalmente sono riusciti a pubblicarli alla fine di questo 2022. Il manga è a tinte horror, ha anche una bella parte comica. Ed è il mangaka Tomoki Izumi ed è la sua prima opera in assoluto che scrive. L'incipit è anche abbastanza divertente, dove troviamo la nostra protagonista, la quale incomincerà a vedere delle creature paranormali che non possono essere viste da nessun altro se non da lei. Però queste non gli faranno paura, infatti continuerà a vivere la sua vita normalmente. Vi faccio vedere anche qualche disegno del manga, è molto interessante la parte comica che si va a creare, perché ovviamente lei non ha paura di queste figure paranormali. E quindi quando ci dovrebbe essere quello che è il jumpscare effettivo del capitolo, lei non si spaventa, anzi avrà una faccia piuttosto seria, perché appunto proverà a vivere la sua vita tranquillamente e normalmente come ha sempre fatto. Però sono curioso di vedere come il mangaka andrà ad affrontare questa trama e questo tema e come andrà ad approfondirlo, soprattutto andando avanti con i capitoli. Secondo me si può benissimo dare una chance a questo primo volume. Mentre invece, sempre per Planet Manga, però questo è un titolo che uscirà il 12 dicembre, abbiamo La professoressa mente di Akane Torikai. L'avevo già inserito nei manga da prendere a novembre, purtroppo è stato slittato a dicembre e abbiamo la sua data ufficiale di uscita. Vi ricordo che uscirà con un box completo con i 4 volumi della serie. Uscirà anche sfuso. Il volume sfuso costerà 12 euro, mentre il box costerà 48 euro. Questa edizione, che è una deluxe edition che comprende 2 volumi dell'edizione standard, Akane Torikai, autrice già che si sta affermando in Italia sempre di più, anche grazie ad Init, ci ha già portato delle sue opere, per chi non lo sapesse, anche la moglie di Inyo Asano. Ovviamente, come ho detto anche nello scorso video, è un manga seinen, parla di tematiche molto forti. Infatti, il tema cardine dell'opera è proprio quello della violenza. Per chi volesse magari un manga un pochino più forte, per me è da recuperare assolutamente. Forse tra quelli che escono a dicembre è quello che aspetto di più in assoluto. E l'ultima nuova uscita invece che vi vado a consigliare di Planet Manga
Secondo me è un titolo che è passato un po' in sordina, non ho sentito tantissimo parlare, anche per quanto riguarda gli annunci. Vi sto parlando di My Home Hero. Altro manga seinen, uscirà il primo volume il 22 dicembre al prezzo di 7 euro. Usciranno sia il volume 1 sia il volume 2. Il manga è arrivato in Giappone a 18 volumi ed è ancora in corso e secondo me già questo primo volume ha una copertina meravigliosa, riesce davvero a esprimere tante sensazioni. Ed è proprio questa che mi ha convinto anche leggendo un po' le recensioni all'estero e anche vedendo un po' la trama. Il manga infatti è un seinen, uno slice of life che parla della vita di quest'uomo che si imbarca per un viaggio che durerà per tutta la sua vita, fatto per il bene di sua figlia. Il manga ha anche uno stile di disegno molto pulito, le tavole sono ben nitide. Ovviamente è arrivato 18 volumi ed è ancora in corso, però mi aspetto soprattutto una lettura significativa. Poi sapete che i manga slice of life a me piacciono tantissimo, quindi non potevo non consigliarvelo in questo video. Mentre invece la prossima nuova uscita non è un manga, ma bensì una light novel che ci porterà Dokusho Edizioni. Vi sto parlando di Classroom of the Elite. Finalmente sbarca qui in Italia una delle novel più importanti e più vendute in Giappone. Il primo volume costerà 13 euro e uscirà il 14 dicembre. Ovviamente questo è il titolo più aspettato per ora di questa casa editrice. Mi sembra ancora incredibile che Dokusho sia riuscito ad accaparrarselo. Serie super venduta con stagioni dell'anime, ma ovviamente per quest'opera è fondamentale leggere la light novel. È importante anche sostenere Dokusho Edizioni perché nel 2023, se ovviamente viene sostenuta questa casa editrice, potrà annunciarci altri titoli. Se siete anche un minimo interessati di prendere questo primo volume di Classroom of the Elite, fatelo senza problemi. È davvero bello e soprattutto diventerà il titolo di punta per quanto riguarda Dokusho Edizioni. La novel, vi ricordo che è ancora in corso in Giappone, è arrivata a 14 volumi. Mentre invece ora abbiamo gli ultimi due manga che vi vado a consigliare, le ultime due nuove uscite. La prima è per Star Comics, abbiamo Yuko di Ikegami. Sarà un volume unico al prezzo di 18 euro e uscirà il 21 dicembre. Sono delle storie autoconclusive appunto di Ikegami. Per chi non sapesse, è il disegnatore di Sanctuary. Può essere un buon modo per andare a approfondire appunto il mangaka o per andare anche a scoprirlo. Poi magari vi appassionate proprio al suo stile di disegno, che a mio parere è fenomenale, e potete magari fare il percorso inverso, quindi iniziare da Yuko e poi andare a recuperare altre sue opere. Sono in totale 12 storie disegnate e scritte da Ryuichi Ikegami, che variano di tematica in tematica e sicuramente saranno molto impattanti per quanto riguarda la parte emotiva. Spero che Star Comics ci porti una bella edizione, soprattutto andando a vedere il suo costo, magari con qualche pagina a colori, e sicuramente avrà anche un bel formato. Per quanto riguarda l'ultimo manga, l'ultima nuova uscita che vi vado a consigliare, questa volta è di J-Pop, un manga che quando è stato annunciato mi ha ispirato, soprattutto perché è una miniserie, saranno 4 volumi. Vi sto parlando di Fenrir. Uscirà il 29 dicembre al prezzo di 7 euro per ogni volume. Anche questo è un seinen, manga che si ispira alla storia come protagonista un ragazzo destinato a diventare il più grande conquistatore dell'Asia. Anche i disegni non sono per niente male, contando che sarà una miniserie completa in 4 volumi e che tante volte si rivelano interessanti. Una chance si può benissimo dare. Diciamo che in questo dicembre, questo ultimo mese dell'anno, escono dei manga abbastanza vari e per me adatti ad ogni tipologia di pubblico. Quindi per questo video è tutto. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, lasciate un commento con quali sono i manga che più voi state aspettando in questo dicembre o quali sono quelli che più voi state aspettando tra i consigli di questo video. Per i nuovi iscrivetevi al canale per i prossimi video. Noi ci vediamo al prossimo video.